Buongiorno a tutti. Allora, come vi avevo anticipato la scorsa settimana, oggi ho fatto questo video tutorial con i prodotti Liquid Flora. È un trucco molto semplice da giorno, delicato, ma secondo me, dà un effetto elegante. Oggi non avevo assolutamente idea di cosa avrei fatto e non ho trovato sinceramente neanche tanta ispirazione qua e là, quindi l'ho costruito un po' facendolo, però devo dire che sono soddisfatta. Allora, vi scriverò sul mio blog, quindi Melodimi Lifestyle, in maniera dettagliata poi tutti i prodotti che ho usato con le foto e con le mie impressioni, quindi non lo farò oggi, ma lo farò, ecco, magari domani o dopodomani. Comunque, vabbè, vi ho già parlato giovedì scorso abbondantemente di questa ditta di cui sono soddisfattissima e sono molto contenta di questi prodotti. E non aggiungo altro, vi lascio al tutorial. Buona giornata. Allora, comincio subito con la base, quindi uso il fondotinta fluido, il numero 3 che è Golden Beige, e lo vado a stendere con le mani. Ce ne va proprio pochissimo. Inizio un attimo da questa piccola quantità. Inizio da metà viso così. Poi vedete come rende l'incarnato molto più uniforme già con una piccola quantità. E il bello di questo fondotinta è che sulla pelle non sentite niente, pur essendo fluido e pur essendo adesso caldo, in realtà potreste anche evitare la cipria perché non fa lucidare. Come correttore vado a usare il numero 2, il beige. Lo usiamo così. E anche questi hanno una consistenza fantastica, che non è né troppo secco né troppo cremoso. Quindi e rimane lì dove lo mettete, ecco. Come cipria vado a usare la numero 3 Golden Beige. Pennello. Sulla palpebra mobile mi vado a mettere l'ombretto numero 3, scusate, numero 8, che è il Golden Moon.
invece nel punto medio mi vado giusto a sfumare un pochino di terra. Questa scritto dietro, questa è la Sensual Summer, la numero 2. Giusto un piccolo tocco. Sfumo un pochino. In modo che la palpebra sopra la lascio praticamente naturale. Invece sotto mi vado a mettere la matita numero 6, Violet Intense, che è questa qua. La vado a mettere sotto. Devo dire che le matite scrivono benissimo, scorrono proprio facilmente. E poi me la vado a sfumare con un pennellino piccolino. Poi vado ad aggiungere con un pennello di questo tipo questo ombretto qua, che è il numero 6, che si chiama Violet Radiance. Dopodiché invece mi metto la matita nera dentro, che è la numero 1, Black Shadow, dentro sia sopra sia sotto. Poi mi vado a mettere il mascara, il numero 1, nero. Anche sotto. Bene, poi mi vado a mettere la terra di prima, quindi la Sensual Summer. Leggermente satinata, ma rimane molto discreta, quindi ci va un pochino a ricreare quella. Quell'effetto abbronzato naturalissimo. E poi mi vado a mettere un pochino di fard, questo è il numero 1 e si chiama Rose Paris. Un po' di difficoltà a farvi vedere i colori, non so perché. Giusto
pochettino. Sulle labbra vado a mettere la matita per le labbra numero 2, Rose Delicious. E come rossetto il numero 1 Rose Vibrant o Vibrant, che è questo colore qua. Ed ecco qua, il trucco è finito, alla prossima!